Vecchi cuori bianconeri, buongiorno! È arrivato quel momento dell'anno, il momento in cui andiamo a fare la tier list di fine stagione. La stagione non è ancora completata, dobbiamo essere onesti, lo sappiamo, manca ancora un'ultima partita in casa contro il Monza, però possiamo anche dire che ufficiosamente queste ultime due giornate sono utili soltanto a completare l'anno e a far indossare ad alcuni giocatori ancora una volta la maglia della Juventus e a far godere a Montero queste ultime due partite in maniera anche un po' inaspettata. Quindi possiamo cercare di riassumere bene o male tutto quello che è successo fino alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Da quel momento lì si è conclusa la stagione della Juventus di Massimiliano Allegri e credo sia giusto iniziare a tirare un pochettino le somme. E quindi un mi piace, un commento, fatemi sapere la vostra tier list qui sotto nei commenti e fatemi sapere se siete d'accordo con la mia oppure no. Vi lascio anche la tier list con il link cliccabile, così potete farla anche voi, condividerla su Instagram magari nelle storie e taggarmi e io andrò a ricondividere le vostre tier list. Ho diviso per ottimo, davvero molto bene, bene ma non benissimo, solo ok, insomma, e l'ultima categoria come al solito si chiama Alex Sandro e quindi cercheremo di andare a dare la valutazione più idonea a quelli che sono stati i protagonisti di quest'anno per la Juventus, sperando che il vicino possa smetterla di trapanare il prima possibile. E appunto il primo è proprio Alex Sandro. E dove mettiamo Alex Sandro se non la categoria Alex Sandro? Dobbiamo inaugurarla ovviamente nel migliore dei modi e diciamo che Alex Sandro in questa stagione non è stato proprio un giocatore di quelli insostituibili, anzi, quando c'è stato, lo abbiamo visto anche un po' in difficoltà l'ultima volta proprio in Coppa Italia contro la Lazio nella semifinale, dove non ha marcato il Tati Castellanos su quel calcio d'angolo. Non è stata la miglior stagione per Alex Sandro, sarà stata però l'ultima stagione per Alex Sandro con la maglia della Juventus. Abbiamo Massimiliano Allegri, io lo metto in ok, in solo ok, perché il trofeo, la Coppa Italia, è sempre quel qualcosa che sposta e che ti dà un po' di più. Il vincere e il non vincere non può essere valutato nello stesso modo. In generale non credo che sia stata una stagione positiva. E ovviamente per le valutazioni voglio fare soltanto valutazioni di campo, non l'extracampo, non le dichiarazioni, non tutto quello che c'è stato nelle conferenze stampa o quello che si è percepito nel rapporto con i dirigenti. No, soltanto per quello che è stato il modo con cui si è approcciata la squadra. E se nella prima parte di stagione, nonostante un impianto tattico che è rimasto lo stesso poi anche quando le cose non sono andate molto bene, si era raccolto e anche tanto dal punto di vista del rendimento, non si può ignorare la seconda parte di campionato dove la Juve è veramente colata a picco. Poi c'è stato quel fiore in finale di Coppa Italia con l'Atalanta, quella coppa portata a casa, però una stagione che sì, si conclude con gli obiettivi che la società aveva chiesto ad Allegri o che Allegri ha ribadito per tutto l'anno, quindi qualificazione Champions e Coppa Italia, però è ancora troppo poco per la Juventus e non può essere una valutazione super positiva per Allegri, perché da lui al terzo anno ci aspettavamo tutti tanto tanto di più. Abbiamo Bremer, che metto in ottimo, perché io credo che Bremer sia stato uno dei giocatori più importanti della stagione in generale. Anche quando le cose stavano andando male, io ho visto Bremer essere quel giocatore in grado di farsi carico della Juventus, della retroguardia della Juventus, in un momento in cui magari anche Danilo e Gatti non sono andati come ci si poteva aspettare, come ci si poteva attendere in un primo momento. Bremer si è fatto carico di tutte queste responsabilità e ha tenuto in piedi la Juventus anche nei momenti più difficili. Quindi Bremer è il primo giocatore che finisce in ottimo, ma c'è già un giocatore che finisce insieme a lui, che è Cambiaso. Perché Cambiaso è stata una vera rivelazione quest'anno, no? È stato un giocatore che ha dato tanto per la Juve, è stato un giocatore che non ci aspettavamo così impattante al suo primo anno di Juventus, è stato un giocatore che troppo fondamentale in ogni fase della partita, da quella di impostazione a quella offensiva, a quella difensiva, a quella di ripartenza, veramente uno dei migliori dell'anno e tra l'altro ha terminato la stagione proprio con quel giallo contro il Bologna, dato che era diffidato e sarà squalificato contro il Monza, non potremo vederlo al primo minuto, ma Cambiaso è assolutamente uno dei punti positivi di quest'anno. Poi abbiamo Chiesa, io Chiesa lo metto in solo ok, al pari di Allegri, perché un po' la stessa cosa, io sia da Chiesa che da Allegri mi aspettavo qualcosa di più in realtà in stagione. Chiesa ha comunque segnato un numero accettabile di gol per quelle che sono state anche le varie problematiche fisiche, però
Io sono convinto che quella posizione lì per Chiesa, dove l'abbiamo visto partire tutto l'anno, e quindi seconda punta che si allarga nel 3-5-2, non sia la posizione ideale per Federico Chiesa. Io sono convinto che debba veramente prendersi l'ampiezza del campo, e in quei minuti della rimonta contro il Bologna, dove abbiamo visto Chiesa largo a destra, ho veramente sentito che quello poteva essere il grande ritorno di Federico Chiesa, dato che ci sarà un europeo comunque quest'estate da disputare, ma l'anno prossimo ci sarà da decidere se Chiesa sarà dentro il progetto Juve, fuori dal progetto Juve, se è dentro in che ruolo, con che importanza, che impatto avrà nel mondo Juve. Per me sarebbe una pazzia separarsi da Federico Chiesa, per me sarebbe inaccettabile perderlo a parametro zero, per me è giusto ripartire da Chiesa come esterno in un tridente o in un 4-2-3-1, destra sinistra non fa differenza, ma abbiamo visto l'altro giorno che Chiesa destra e Ildiz a sinistra aiuta, e non poco. Non sono comunque pienamente soddisfatto di questa stagione di Federico, e secondo me anche lui, perché immagino che sia una persona molto autocritica e sa che poteva dare di più, forse doveva anche dare di più. Ci sono state delle problematiche fisiche, ci sono state delle problematiche legate anche a probabilmente un utilizzo non proprio idoneo, ma ci sono dei punti anche per ripartire, e deve essere proprio qui che uno va a prendersi la motivazione per ripartire. Quest'annata me l'aspettavo diversa anche dopo l'infortunio, bene, e allora devo fare di più, e so che Chiesa potrà fare di più. Abbiamo Danilo. Io Danilo lo metto nel insomma, perché non è stata una gran stagione di Danilo, per niente. È stata una stagione, secondo me, negativa, tutto sommato negativa, con una buonissima finale di Coppa Italia, una pessima prestazione contro il Bologna l'altro giorno, ed è stata un'annata di alti e bassi, anche dei problemi fisici anche per lui, che probabilmente gli hanno tolto un po' di continuità di rendimento. Un Danilo in fase calante o soltanto un'annata storta? Soltanto il tempo ci riuscirà a dare questa risposta. Abbiamo De Sciglio, che finisce in categoria Alessandro, per forza di cose finisce lì, perché non c'è motivo di dargli una valutazione. Ha giocato un tempo con la Lazio post crociato, e poi sono tornati fuori tanti problemi che erano fisiologici, ce l'aspettavamo tutti. Resta il grande mistero del perché De Sciglio è partito titolare a Roma contro la Lazio dopo un infortunio del genere, per poi essere ributtato nel dimenticatoio, non si sa. Fagioli, per quello che ha combinato, si merita la categoria Alessandro, e vale un po' il discorso che ho fatto per Chiesa. Io credo che queste punizioni sulle valutazioni della stagione di questi giocatori debbano essere quell'energia per ripartire, perché Chiesa e Fagioli sono due giocatori indispensabili per la Juve del futuro, e devono un po' ragionare su questa stagione che non li ha visti protagonisti per motivi differenti. Ovviamente su Fagioli ci sono stati degli errori che sono stati, spero, percepiti, capiti, superati, e da cui si possa aver imparato una bella lezione, perché serve anche questo per diventare grandi e per diventare più forti. Abbiamo Gatti. Io Gatti lo voglio mettere in bene ma non benissimo, per un motivo. Se penso al futuro della Juve, Gatti titolare non ce lo vedo. Se penso a una difesa 4, Gatti titolare non ce lo vedo. Se penso a una difesa 3, un braccetto come Gatti secondo me si può migliorare. Gatti è un giocatore umilissimo, un giocatore che dal punto di vista dell'atteggiamento ha sempre dato tutto, anche di fronte magari dei giocatori più pagati, più forti, più blasonati, più vincenti, eccetera eccetera eccetera. Quindi io questa roba qui di Gatti, e il fatto che abbia segnato tanti gol pesanti, impattanti in stagione, la devo prendere in considerazione, la devo mettere lì, e devo dargli quel qualcosina in più, perché Gatti qualcosa mi ha passato dal punto di vista dell'impegno, della professionalità e tutto quanto. Dal punto di vista tecnico, io credo che sia un giocatore con dei limiti, eventualmente una difesa 4 lo vedo più terzino che centrale, per dire. E per un difensore centrale queste sono cose che vanno prese in considerazione nell'analisi. Quindi lo metto lì e credo che sia giusto metterlo lì. Abbiamo Huijsen, che finisce qui per forza di cose, dato che ha terminato la stagione a Roma. Con noi ha giocato 3 minuti a San Siro e poi è uscito al suo posto Thiago Jalot, che non abbiamo nemmeno nella grafica, così come Alcaraz. Li metto entrambi nella categoria Alessandro al pari di Huijsen, perché sono giocatori che praticamente non abbiamo visto. Forse Alcaraz andrebbe in insomma, ma sicuramente Thiago Jalot in Alessandro, dato che non ha ancora fatto nemmeno un minuto ufficiale. Abbiamo Ealing Junior, insomma, un altro giocatore che è un po' particolare, perché ha trovato pochissimo spazio quest'anno, veramente poco.
quando se l'è preso quello spazio nella prima parte di campionato non era andato proprio bene, nella seconda qualcosina di meglio, come la finale di Coppa Italia, come la partita l'altro giorno con il Bologna. Però secondo me su Hiring bisogna fare dei ragionamenti, perché è un giocatore molto offensivo e se gli chiedi soltanto di fare la fase difensiva, secondo me soffre tanto e non riesce a mettere in mostra le sue qualità. È un giocatore del quale non mi priverei, sono sincero, è un giocatore che mi piacerebbe avere nelle rotazioni di una stagione molto lunga e che sarà sicuramente faticosa e complicata. Però bisogna anche capire che tipo di giocatore è e posizionarlo all'interno di quello che è il ragionamento ideale per lui. Però una stagione che secondo me tutto sommato non è positiva. Abbiamo Moise Kean, che per me finisce in Alexandro, perché è una stagione, poi magari col Monza farà gol, non lo so, ma arrivare alla 37esima giornata di campionato con 0 gol all'attivo, dopo essere stato virtualmente venduto a gennaio e poi ributtato all'interno della Juventus con forza, avrebbe steso chiunque. Non è stata una stagione buona per Kean e forse sarà anche la sua ultima stagione alla Juventus. Così come Kostic, che finisce nella categoria Alexandro. Ci sono tanti giocatori quest'anno che per un motivo o per un altro finiscono nella categoria più bassa, perché comunque io credo che ci sia stato un rendimento della Juve un po' altalenante dal punto di vista di alcuni giocatori, ok? E Kostic sicuramente non è stato quello dell'anno scorso, il giocatore che sembrava poter avere quella marcia in più per fare quel qualcosa in più. Questo è stato un Kostic invece soltanto deludente, un Kostic in difficoltà secondo me anche dal punto di vista fisico, non solo mentale, un Kostic che spero di non vedere più alla Juventus. Credo che le prime partite in cui non aveva giocato potessero andare nella direzione della cessione, e queste ultime partite in cui non sta giocando probabilmente per la stessa motivazione. Una stagione non positiva per Kostic. Abbiamo Locatelli. Locatelli finisce in somma, e su Locatelli c'è da fare un discorso. Io a Locatelli darei un'ultima grande chance, perché intanto la Juventus non avrà intenzione di cederlo e quindi non è un giocatore che possiamo immaginarci in uscita. Però Locatelli l'anno prossimo, con una nuova guida tecnica e dei nuovi compiti, delle nuove richieste, dovrà far vedere di essere il giocatore che era la giovane promessa Sassuolo, che con De Zerbi aveva fatto bene, che in nazionale ha vinto l'europeo da titolare, che si è meritato la Juventus per 40 milioni, adesso che nella scala gerarchica dello spogliatoio è nei gradini più alti e si parla di lui anche per potenziale capitano, tant'è che un paio di partite quest'anno con la fascia l'ha pure fatte. Ecco, sarà il quarto anno di Locatelli alla Juventus, c'è già stato anche un rinnovo di contratto, eccetera eccetera. È il momento di tirar fuori il vero Locatelli e far vedere se c'è qualcosa oltre ai Locatelli che abbiamo visto in questi 3 anni. Per me sì, che non significa diventare Cross, che ieri si è ritirato, che sarebbe stato un giocatore meraviglioso da vedere in bianco nero e noi non lo faremo mai. Significa diventare Locatelli, e secondo me il Locatelli visto in questa stagione e le 2 precedenti è troppo brutto per essere vero, e deve esserci per forza qualcosa di più in cui scavare, in cui prendersi le migliori caratteristiche. Però il tempo sta scadendo e siamo quasi alla fine. McKenny lo metto in davvero molto bene, l'avrei messo in ottimo, ma ci sono stati un paio di cali fisici, soprattutto nella seconda parte di stagione, dove è partito fuori anche un po' più spesso. Non so se per ragioni legate al campo, all'extracampo, quindi rinnovo, eccetera, eccetera, ma ripeto, non posso prendere in considerazione l'extracampo nel fare la valutazione sportiva di questi calciatori, e quindi per forza di cose ci limitiamo al campo. Però è stato un McKenny che ha veramente trascinato la barca, ha trainato la Juventus, tantissimi assist, tantissime giocate, 0 gol, il che è simpatico, è bizzarro, è curioso, proprio lui che era stato un giocatore importantissimo dal punto di vista del gioco aereo, in questo momento è ancora a secco, però è una stagione assolutamente positiva. Abbiamo Milik, che metto in insomma, perché lasciando stare il gol dell'altra sera, una punizione meravigliosa, Milik ha un peso importantissimo in questa stagione. Non voglio neanche ricordarvi quell'espulsione contro l'Empoli, ma ci tocca farlo. Da lì la Juventus si è un po' sciolta, da lì Milik è stato visto anche un po' come capro espiatorio. Non può essere ovviamente solo colpa di Milik, ma un giocatore che in questo momento non ha dimostrato di essere stato chissà quale tipo di calciatore, un giocatore che secondo me non sarà soddisfatto di questa sua stagione in bianconero. Ha trovato anche poco spazio, questo è da dire, ma quando ha trovato spazio è stato complicato valutarlo in maniera positiva. Così come Miretti,
che quest'anno ha visto meno campo, quest'anno ha trovato anche i suoi primi gol con la maglia della Juventus, i suoi primi trofei con la maglia della Juventus, ma è un giocatore che secondo me ha un po' bloccato, ha un po' interrotto il suo processo di crescita, che era partito con le ultime partite del primo anno di Allegri Bis, dove era entrato un po' nelle rotazioni. È un giocatore che secondo me ha bisogno di una stagione in provincia, di una stagione da titolare, inamovibile, giocatore importante, fiducia allenatore, in cui c'hai degli obiettivi anche meno impattanti, e per poi essere valutato dalla Juventus. Questa è un po' la mia opinione su Miretti. Abbiamo Nicolò Siccaviglia, che per quanto poco sia stato utilizzato, a me ha convinto, e guardate, non so se metterlo in solo ok o in bene o non benissimo. Allora, idealmente sarebbe solo ok, però voglio metterlo in bene ma non benissimo per premiarlo, perché credo che sia difficile, e lo stesso ragionamento, guardate, lo faccio per Rugani, e per Nicolussi faccio lo stesso ragionamento. Credo che sia difficile non giocare mai, perché non sei un titolare, sei una riserva, a volte c'è anche una riserva davanti a te che sei una riserva, però quando poi vieni ripescato e buttato nella mischia, rispondere sempre presente. Perché io credo che le stagioni di Nicolussi e Rugani siano state tutto sommato positive per il rapporto minuti giocati e prestazioni fornite. Nicolussi l'abbiamo visto titolare contro l'Inter nello scontro diretto, e l'abbiamo visto titolare in Coppa Italia, cioè idealmente ha giocato da titolare le due partite più difficili e non ha sfigurato in nessuna delle due. Nicolussi ha fatto due ottime prestazioni in entrambe, poi l'abbiamo visto troppo poco, quindi difficile dare una valutazione, ma per quello che l'abbiamo visto è stato positivo. Rugani è entrato nelle rotazioni quando Danilo ha avuto quei problemi fisici, e con Rugani in campo si era fatto quel record di partite vinte senza prendere gol. Tra l'altro anche un paio di gol importanti per Rugani, uno con il Cagliari, insomma, anche gol, uno vabbè, col Frosinone, non devo neanche ricordarvelo quanto è stato importante quel gol di Rugani, anche se non mi ha fatto esultare perché ero troppo arrabbiato con la Juve, perché non si poteva col Frosinone in casa, ma era soltanto forse l'inizio, la punta dell'iceberg che ci ha portato a questo finale di stagione difficile, complicatissimo. Però le stagioni di Rugani e Nicolussi sono da valutare in maniera positiva per quanto li abbiamo visti. Così come Perin, penso che il discorso sia lo stesso, no? Lo vedi poco, quando lo vedi però risponde bene, finale di Coppa Italia la vince, Perin, tra l'altro senza subirti rimporti dall'Atalanta, sembra già una cosa ottima. Abbiamo Pinsoglio che finisce in Alexandro, ma solo perché non è valutabile, non ha fatto minuti in stagione, e questo è il motivo. Abbiamo Pogba che finisce in Alexandro, ed è logico che sia così, è normale che sia così, ed è giusto che sia così. Abbiamo Rabiot che finisce in insomma, e come potete vedere iniziamo ad avere tanti giocatori che tendono più verso il basso che verso l'alto, e questo vi fa capire quanto per me la stagione non sia stata buona, non sia stata positiva, non sia stata di livello. Rabiot finisce lì per forza di cose, è un giocatore che ha tanto potenziale, ha tanto potenziale, e questo potenziale ancora non l'ha tirato fuori, secondo me. È un giocatore che lo fa sprazzi, fa una stagione così, una stagione colà, dei mesi così, dei mesi cosà. È un 95 Rabiot. Rabiot è un 95. Inizia ad avere i suoi anni. Il rischio, secondo me, per Rabiot è di essere ricordato per sempre come quello che poteva fare, ma che poi non ha fatto effettivamente. Ed è un problema. È un grosso problema. E dovrebbe, secondo me, cercare di lavorarci su questa cosa. Perché non basta le doti che ti ha dato madre natura, il fisico che ti ha dato madre natura, eccetera eccetera eccetera, serve anche quel qualcosa di più, serve anche quel qualcosa in più. Abbiamo Szczęsny che secondo me finisce in ottimo, perché a parte un paio di partite tutti gli anni, il resto è sempre di altissimo livello, veramente di altissimo livello, e quindi finisce in ottimo. E la Juve si sta portando avanti con i portieri, lo sappiamo. Szczęsny inizia a avere i suoi anni anche lui, ma direi che la stagione è stata super positiva per Szczęsny. Abbiamo Vlahovic che metto in davvero molto bene, si poteva mettere pure in ottimo per me Vlahovic, ma lo metto in davvero molto bene per un motivo. Ci sono stati dei momenti in cui Vlahovic è stato oggettivamente un problema per la Juve, non toccava mai la palla, era sempre fuori dal gioco,
anche mentalmente sembrava completamente staccato. Ci sono stati due momenti un po' bui per Vlahovic come stagione, per il resto è stato veramente super, a volte trascinatore, a volte leader, veramente un giocatore che ha trascinato e trainato la Juventus anche nei momenti in cui non riusciva la Juve mai a fare nemmeno un tiro in porta, mai, mai. E quindi bisogna premiarlo. Per arrivare all'ottimo serviva ancora quel qualcosa in più. Infatti, come potete vedere, McKennie e Vlahovic hanno avuto quei due momenti un po' così, e non sono momenti una partita, momenti un mese, tre settimane, robe del genere, li abbiamo messi un gradino più sotto, e sopra ci vanno quelli che invece per continuità hanno garantito e garantiranno secondo me anche per il futuro un rendimento di livello. Abbiamo Weah. Allora, Weah probabilmente lo metto in insomma, lo metto in insomma, e questo mi fa pensare che debba essere rivalutata non la stagione ma la valutazione di Danilo, che può finire in solo ok pure lui, di Locatelli che può finire in solo ok pure lui, e di Rabiot. Questi sono invece i giocatori che sono un gradino sotto. Ok, questa penso che immaginando quella che poi è stata il discorso legato a questi calciatori sia più corretto. Weah è un giocatore strano, che è partito titolare, che poi è sparito, che poi entrava e quando entrava non incideva, e poi è tornato e poi è risparito. Un giocatore che devo ancora comprendere, sinceramente, Weah. Un giocatore che non ho ancora capito al 100%. È un giocatore che la Juventus ha acquistato e vedremo se avrà fiducia nel tenerlo all'interno dell'organico. Per me, ripeto, è un po' il discorso che abbiamo fatto anche con Ealing, e stranamente poi sono stati proprio loro due terzini del 4-3-3 che ha rimonterato il Bologna. Da titolari no, da riserve ci posso pensare, a maggior ragione se si deciderà di passare a una difesa 4 e si vedono effettivamente come terzini di spinta. Non credo che possa essere questo il caso, a maggior ragione se sarà Thiago Motta, perché sui terzini è un'altra concezione, però sono quei giocatori che vanno a completare il gruppo, sui quali non devi fare affidamento e che per un motivo o per un altro possono starci. E poi abbiamo Yıldız, che probabilmente non posso mettere in ottimo perché è stato veramente troppo poco, l'abbiamo visto davvero troppo poco, però si può mettere assolutamente, assolutamente in davvero molto bene, perché tutte le volte che abbiamo visto Yıldız ci ha dato la sensazione che potesse fare effettivamente qualcosa, uno di quelli da cui poi può cambiare il volto delle partite, forse anche delle stagioni. Un grande, grandissimo rimpianto, che secondo me è la pecca più grande dal punto di vista sportivo di questo Allegri bis: non essere riusciti a trovare il modo di inserirlo con continuità nella formazione titolare, di non essere riusciti a premiarlo, da Allegri bis di quest'anno, ovviamente di questo terzo anno, perché Yıldız probabilmente meritava più spazio di quello che ha avuto, e secondo me anche l'altra sera col Bologna ci ha dato dimostrazione che senza di lui difficilmente si sarebbe riusciti a rimontare, dato che si procura la punizione da cui poi Milik tira quel missile, fa 3-2 su punizione, e poi ovviamente c'è il gol del 3-3. Quindi credo che dal punto di vista sportivo la pecca più grande di questo terzo anno di Allegri bis sia stato proprio trovare Yıldız, ma non trovare il coraggio di cambiare e metterlo dentro e renderlo effettivamente un calciatore importante, perché Yıldız è un calciatore importante e deve essere un calciatore importante per la Juve del futuro. Signori, queste sono le mie scelte, le mie motivazioni, la mia tier list finale. Ora però voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, nelle storie su Instagram, ripostando lo screen della vostra tier list. Fatemi sapere tutto, perché ci sono tanti discorsi da fare, ci sono anche degli spostamenti che si possono fare a tier list in corso, l'abbiamo visto, perché poi bisogna cercare di dare un quadro quanto più preciso possibile di quella che è stata l'idea. Fatemi sapere le vostre e noi ci vediamo con un prossimo video. Forza Juve!